Hola bandini, benvenuti in questo nuovo video. Sono in macchina, sto andando a prendere una mia amica che andiamo al mare perché appunto ho voglia di farvi video e non lo so manco io come sono messa con sto telefono, ragazzi. Comunque è la prima volta forse che mi vedete in macchina e ripeto, sto scendendo in paese a prendere una mia amica che mi accompagna appunto al mare e di conseguenza proverò a fare un video. Io non lo so come sta venendo anche l'audio di questa cosa qua, comunque di conseguenza se non è venuto questo pezzo di video piuttosto lo rifaccio, perché è bene fare video decenti e non video che fanno cagare al cavolo. Comunque faccio una cosa tipo questa, poi faccio che cambio marcia, ok, e intanto il bastone dei selfie non si smentisce mai. Allora ragazzi, sì, sto andando a prendere questa mia amica, ci vediamo poi per strada e poi di conseguenza al mare, a dopo. Ragazzi, stiamo uscendo dal paese, ho recapitolato. Ho recuperato questa mia amica che sta tenendo gentilmente il bastone dei selfie. Ma fatti sentire, vedi, no? Vabbè, sto parlando da sola ragazzi, tranquilli, tutto a posto. Intanto sto ridendo, però vabbè. Stiamo uscendo dal paese, siamo presto per andare appunto al mare. È la prima volta che mi vedete in macchina, quindi un pericolo in più. No, non è vero, mi avete vista con Alex, forse su Instagram o sul suo Facebook o sul suo canale direttamente. No, 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 non lo so, non mi ricordo. Comunque, car vlog non li ho mai fatti. La macchina. Ora siamo davanti tipo al cimitero e stavo per prenderne una in pieno. Quindi dico, siamo già in zona, diciamo. Se tutto va bene, se tutto va bene per strada, dovrei riuscire a farvi un timelapse per farvi vedere un attimino la strada che dobbiamo fare. Non è che vedrete chissà cosa, ma comunque ci proveremo. Vero, Nori? Sì. Sì. Ah, si è fatto sentire! Se tutto va bene, vi lascio il timelapse in questo momento. Ok ragazzi, siamo arrivati alla spiaggia, ma la situazione parcheggio è improponibile. Intanto qualcuno mi affumica. Olè, eccola qui. E niente ragazzi, cambieremo spiaggia, quindi ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, siamo arrivati in spiaggia, abbiamo parcheggiato a fatica perché c'è un sacco di gente. Saluta? No. E niente, adesso andiamo a trovare un posticino nella spiaggia e dopo vi faccio vedere appunto la spiaggia. Ok, ok, siamo in spiaggia, abbiamo trovato un posticino tipo nell'angolino della spiaggia, perché poi tutto il resto della spiaggia è tipo così. La mia amica è già andata in acqua e mi sa che ci andrò pure io perché fa veramente tanto caldo, quindi dopo il bagno vi farò vedere qualcosina, quindi a dopo. Siamo in spiaggia ragazzi, siamo in spiaggia, davanti a me c'è la mia amica e se mi metto così sono in controluce, quindi evitiamo. Mi girerei tipo in questa direzione, spero di aver fatto vedere più o meno
paio di cosine carine nel video, nell'editing del video. Se ogni tanto si muove il telefono perché tipo faccio così. Ok, va bene. abbiamo fatto il bagno due volte. Adesso c'è il tramonto. C'è sta cretina qua che... Sì, ai! Cos'è stato questo? Ai! Niente, questa è la spiaggia. Questa è stata... No, non vi ho fatto vedere nulla della giornata al mare perché non mi sembrava il caso. Tipo, farvi vedere come mi butto in acqua. Non c'entrava niente. Volevo farvi vedere il posto e farvi vedere dove veniamo di solito al mare. Questa è una spiaggia. Poi magari quando riuscirò vi farò vedere un'altra spiaggia. C'è qualcuno che urla e non so chi è però... Allora, ci stiamo preparando per andarcene perché sono le 8 quasi e 10. Non so se mi sentite al microfono, no, è pure che non ti avvicini, tranquilla. E mi sto mettendo le scarpe. La fine, sì. Mi sto mettendo le scarpe perché si guida con le scarpe chiuse e non con le infradito, giusto? Sì. Dovrei aver fatto vedere tutto come ho già detto prima, però. Guardate là. E intanto ora voglio provare ad imitare la mia amica che cercava di tirare le pietre lontano, però tipo avanti, falla arrivare laggiù la pietra. Non ce la fa. Ultima. Basta, togliamo le tende, va. Basta. Va bene ragazzi, vedrete come mi tolgo le cose di mezzo. Allora, occhiali, portafoglio, vesto, via. Ora, vediamo se dobbiamo stare qui a fare il video tutorial su come ritirare le cose una volta dal mare. Al mare, una volta che te ne devi tornare dal mare. Allora, si mettono le scarpette nell'apposita busta. Che si... Non lo girare! Ma ha rovinato il video, ragazzi! Sì! Allora, ti mettono le scarpe nell'apposita busta. Sistemi pure le mie cose. Certo, poi, guarda tanto. Poi le chiavi della macchina. Perdile e rimaniamo qua. Sì. Poi la tovaglia. Il cuscinetto tattico non può mancare. Dico che vada per... Cioè, che fa? Che minchia fa? Non arriva, sto andando in acqua. Ai ai le pietre! Okay. Allora. Bravo, bravo, continua così. No che c'ho le scarpe chiuse, me ne vado in acqua e non ci penso. Ah vai, dai! Con i gabbiani! Vedi, ne è passato un altro, io non sono riuscita a fargli il video. Adesso se ne becco un altro. Allora, ma? Cuscinetto tattico adesso che si piega, sono stanca, mi è venuto il fiatone per questi 2 metri e neanche in mezzo alle pietre. Ok, ora togliamo tutto di qua, ci prendiamo anche l'altra tovaglia, l'altro gabbiano che passa e io me li sto perdendo tutti, che minchia fai l'antico sto telefono. Non andate mai al mare con una vostra amica che fa di tutto pur di mettervi tipo in cattiva luce o farvi fare brutte figure. Andate via! E non portatevi più un cameraman che non sa fare video. Questa è la cosa molto più importante. Se siete... Ecco! Non vuoi finire! Dai, sistemati le tue cose. Che minchia fa le gambe? Il culo. Vieni che mi devo sistemare. Sistemati. Eccola. Ma lei si sistema e fa le sue cose. Ma... Ragazzi, stiamo tornando alla macchina, sono le 8:20 quasi e niente, è stato un pomeriggio abbastanza piacevole, ci siamo rilassate tanto per e niente, ci
vediamo a un prossimo vlog. Intanto passano macchine. Ci vediamo a un prossimo vlog. Non so dove, non so quando e non so che cosa farò. E niente, vi faccio soltanto vedere dove era la macchina. Tanto Anna, spostati. Ma ecco la macchinina lì, sulla saletta, poverina, tutta messa. Beh, tanto ti si vede comunque, va bene, va. Niente, e mi hanno chiuso lo specchietto, bastardi. Mi hanno chiuso. Che te lo portano. Grazie. Bene, ragazzi, al prossimo video.